Siamo tutti qui per scambiarci delle idee su come attrarre e trattenere in azienda giovani talenti. Non me ne vogliano Monica e Luigi, le persone che mi hanno fatto il primo colloquio, ma non è stato esattamente il primo impatto a convincermi che Outwear fosse il posto giusto per me. Sembra ieri. Era maggio 2016, io mi ero da poco laureato e mi stavo affacciando sul mondo del lavoro, stavo cercando di capire cosa stava succedendo intorno a me. E per carità, il colloquio era andato bene, però anche dopo, finché aspettavo la risposta, non è che mi stessi struggendo nella speranza che mi avessero assunto. Ad oggi sono passati ormai 3 anni e mezzo e ci sono stati molti motivi per continuare questa esperienza con Outwear. Inoltre posso garantire che molte cose sono cambiate e ho molti nuovi colleghi con cui collaborare. In effetti, se valutiamo il numero di under 30 che lavora in Outwear, superiamo il 30%. Se valutiamo gli under 35, siamo addirittura più della metà dei dipendenti. Ma chi è Outwear? Outwear è un software integrato che propone soluzioni per l'integrazione tra gli ambienti gestionali e gli ambienti produttivi nell'ambito dell'automazione industriale. In altre parole, in Outwear sviluppiamo dei programmi che permettano ai nostri clienti di scambiare informazioni tra gli uffici gestionali e le linee produttive. E al giorno d'oggi, chi non ha bisogno di scambiare dati tra gestione e produzione? Si potrebbe dire che c'è un po' di Outwear nelle cose di ogni giorno. Sì, perché i nostri clienti arrivano dagli ambienti più diversi. C'è chi arriva dal food and beverage, chi dalla produzione di un tessuto di pregio, chi dall'assemblaggi plastici e altro ancora. Ma lasciate che vi faccia un paio di esempi. Praticamente fin da subito sono stato inserito in un progetto per un leader internazionale nella produzione di componenti come i tappi per il sapone, piuttosto che i tappi per gli spray o anche le pompette per l'asma. Qui ho avuto occasione di avere a che fare con un progetto molto ampio, tenete conto che vengono gestite più di 20 linee produttive. Inoltre ho incontrato un cliente che nel suo ramo ha saputo farsi riconoscere e personalmente ho avuto modo di apprendere come vengono sviluppati i programmi. E subito dopo ho avuto occasione di mettere in pratica quanto avevo appreso, non appena è iniziato un nuovo progetto per un importante produttore di wafer. E quando è stato il momento di attivare questo programma e fare i test, ho avuto l'occasione di passare 5 giorni negli ambienti produttivi. Purtroppo posso solo farvi immaginare i profumi che si potevano sentire, ma a parte questo, e ho potuto sapere e vedere che il mio lavoro, il mio impegno aiuta ogni giorno gli operatori a produrre una delizia come i wafer, lasciatemi dire, è una bella soddisfazione per me e un motivo di orgoglio. Ma voi vi starete chiedendo come mai vi sto raccontando tutto questo e cosa c'entra questo con i giovani? La risposta è semplice. Tutti questi progetti, degli ambiti così diversi, permettono a me, ai miei colleghi più anziani, ma soprattutto ai miei colleghi più giovani, intanto di avere ogni giorno sfide nuove con cui confrontarsi, ma soprattutto ci permette di crearci un bagaglio di conoscenze e di esperienze che definirei unico. Ovviamente, io nel raccontarvi tutto questo sto dando per scontata una cosa che scontata non è. Vi dicevo prima che praticamente fin da subito sono stato inserito in un progetto con un leader rinomato nel suo campo e il fatto che un'azienda abbia coraggio di fidarsi di un giovane inserendolo in un progetto con clienti alle volte strategici, alle volte delicati, non è scontato. In Outwear è stato così,
Ovviamente sarebbe una follia inserire un giovane alle prime armi in progetti del genere senza una guida. Io ho trovato la mia guida, ho trovato un team che ha saputo sostenermi, che ha saputo insegnarmi e farmi crescere. E oggi che ho l'onore e il piacere di essere un punto di riferimento per i nuovi colleghi, quando capita che mi ringrazino per un suggerimento piuttosto che per una dritta, mi diverto a rispondere loro con una battuta che la mia mentore fece a me, ovvero: a me conviene insegnarti bene, perché così dopo ho meno lavoro da fare. Dietro questa battuta, in realtà, si nasconde il fatto di non avere una sfida con i nuovi, ma bensì io ti aiuto a crescere perché la tua crescita aiuta me nel mio lavoro. Per me questa è una cosa fondamentale. E per concludere vorrei portarvi in un ambiente a tutti molto familiare, il supermercato. Sì, perché quando io passo per gli scaffali del supermercato non vedo più solo la scatola di pasta piuttosto che il barattolo del caffè. Quando io passo per gli scaffali del supermercato, ma quella scatola blu la riconosco, quel pacchetto rosso mi dice qualcosa. Riconosco che dietro quei prodotti c'è anche il mio lavoro, c'è anche il mio impegno. Riconosco che c'è un po' di outwear nelle cose di ogni giorno. Grazie a tutti.